Salve a tutti, eccoci alla 37esima settimana della YouTube Parent Challenge. Come sempre sto registrando in sequenza e quindi ho sempre la stessa roba addosso. Va bene. E questa settimana la domanda è cosa significa per noi luce barra illuminazione? Una domanda che all'inizio non ho capito sinceramente, perché si potrebbero dire tante di quelle cose che forse è un filino troppo generica, anche per una challenge annuale, diciamo. E vediamo, allora, come possiamo interpretare la parola luce o illuminazione? Sicuramente illuminazione è qualcosa che fa pensare alla meditazione, al fatto che tu puoi meditare su un argomento, magari per trovare chiarezza su un problema, eccetera, e poi a un certo punto, dai che ti ridai, alla fine trovi questa illuminazione, capisci dov'è la radice del problema o la sua soluzione. Quindi questa potrebbe essere una cosa. A me personalmente non è mai capitato di avere illuminazioni particolari. Sì, forse in un paio di occasioni alcune meditazioni mi hanno portato più che illuminazioni, delle rivelazioni, ecco, potremmo dire. Quindi non so se si può intendere allo stesso modo. Però in linea di massima diciamo che no, questi momenti di eureka non mi capitano. Quindi illuminazione o luce non la intenderei tantissimo in questo senso. Dal punto di vista fisico, diciamo, naturale, sicuramente luce e illuminazione fa pensare al sole, ma non solo, anche alle stelle in generale, agli astri, tutto ciò che ci permette di non essere completamente al buio. Secondo me è un aspetto che alcune persone forse sottovalutano, l'aspetto fisico delle forze della natura. Secondo me una tendenza che c'è ultimamente è quella di guardare solo il lato mistico, ma secondo me il lato fisico è importantissimo, altrimenti non saremmo qui. Il sole, le stelle, ma in particolare il sole, ovviamente, sono ciò che ci permette attualmente di essere vivi e vegeti, quindi sicuramente la luce, come luce solare, per me ha una grande importanza. E poi una cosa, ecco, che io associo molto al concetto di luce è la questione della verità. Non ricordo in quale saga, forse la saga di Avalon, della Bradley, veniva chiarito che quel culto delle sacerdotesse, insomma, non seguiva in realtà né il bene né il male, ma soltanto la verità. E questa è una cosa che secondo me è abbastanza applicabile al mondo della stregoneria e del paganesimo in generale, perché per quanto si possa dire che noi non facciamo del male, eccetera, eccetera, questa è una cosa più tipica della Wicca in realtà. Però molte persone anche che non sono Wiccan abbracciano questa filosofia di non fare male a nessuno, no? E questo spesso porta a un dualismo che secondo me in realtà non c'entra col paganesimo, il dualismo bene e male, quello è qualcosa che si può dire sia stato inventato dal monoteismo. Diciamo che come pagani noi dovremmo andare un attimino oltre certe questioni. Più che di bene e male, secondo me sarebbe importante parlare di luce e di oscurità, oppure di verità e menzogna. Io penso che almeno per quanto mi riguarda, questa sia una cosa su cui io cerco sempre di focalizzarmi, non tanto se una cosa è buona o cattiva o benigna o maligna, piuttosto però se è vera o falsa e se è genuina oppure artefatta. E questo poi mi porta all'altro discorso che ho accennato poco fa, quello di luce e oscurità. Alcune persone tendono a confondere il concetto di luce e oscurità con quello di bene e male. Ancora una volta, è un dualismo, quello bene e male, che a me non piace, perché fa presumere che ci sia un lato giusto e un lato sbagliato. E chi può decidere a quel punto qual è il lato giusto e qual è quello sbagliato? Si tratta di prendere una parte, di prendere una decisione. E a me non piace tantissimo ragionare per partito preso, perché penso che noi come persone alla fine ci evolviamo e cambiamo, se siamo disposte a cambiare, se abbiamo una certa apertura nella nostra vita. E quindi le cose che magari oggi ci sembrano giuste, buone e perfette, assolute, domani potrebbero non esserlo affatto, potremmo completamente cambiare idea. Almeno per me è stato così, tante cose che ritenevo giuste, alla fine le ho rigettate completamente, e altre che mi facevano inorridire, in realtà poi le ho, non dico abbracciate, però ho imparato a farci i conti, anche a farci la pace a volte, e a capire che forse ero io che dovevo maturare per abbracciare certi tipi di cose. Questo non vuol dire che una persona non deve avere limiti oppure che deve buttarsi in qualsiasi stupidaggine o comportamento nocivo. Però penso che, secondo me, nel mondo pagano ancora molte persone siano troppo legate al concetto di bene e male.
E poi il problema purtroppo si crea anche in maniera speculare, nel senso molte persone andando oltre questo dualismo ne approfittano appunto per buttarsi in qualsiasi sciocchezza e quello nemmeno va bene. Io penso che la luce, ma anche l'oscurità appunto, debbano essere equilibrate, abbracciate in ugual misura, comprese, perché appunto penso che l'equilibrio sia la chiave di tutto nel nostro percorso, imparare a fare la pace tanto con gli aspetti luminosi quanto con quelli meno luminosi. E non so che altro dire al riguardo perché non vorrei fare un taglio adesso per pensare ad altre cose, onestamente. Quindi penso che chiuderò qui l'argomento, però mi interessa moltissimo su questa cosa in particolare sentire magari qualcuno di voi, proprio perché magari appunto i punti di vista potrebbero essere diversi, più ampi e quindi può venirne fuori qualcosa di interessante a livello di scambio di opinioni. Quindi fatemi sapere cosa è per voi luce e illuminazione. Fate un video oppure un commento, quello che vi piace. E nulla, adesso chiudo qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!